Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse mi presento, sono Monica Calcagni, sono medico chirurgo, sono specialista in ostetricia e ginecologia, sono medico di base e medico estetico. Mi occupo da circa 3 anni di divulgazione sui canali social, ho quasi 1.200.000 follower su TikTok, più di 230.000 follower su Instagram e più di 14.000 su Facebook. Ho iniziato la mia carriera giovanissima, avevo 24 anni quando mi sono laureata, 29 quando mi sono specializzata. Nel frattempo ho fatto 3 figli, anzi in realtà 4, e questo è il mio 4° figlio, che si chiama Cose da Donne, che anche gli uomini dovrebbero sapere. Edito da Sperling & Kupfer e potete trovare su Amazon, potete trovare su tutti gli store online, ma anche in tutte le librerie. Ma oggi, a parte questo, volevo iniziare un po' a parlarvi di alcuni argomenti che mi sembrano fondamentali e che possono aiutare i genitori ad avere un miglior rapporto con i figli e, perché no, anche i figli ad avere un miglior rapporto con i genitori. E proprio dal mio libro oggi voglio partire, perché voglio piano piano spiegarvi perché l'ho scritto. L'ho scritto perché non è un libro dedicato solo ai ragazzi, non è un libro da regalare ai ragazzi per sostituirsi ai genitori, piuttosto è un manuale per genitori per aiutarli a gestire meglio alcuni argomenti anche scottanti e particolari che sono difficili da trattare in quanto genitori. Allora, qui vedrete la mia scelta di non inserire il mio viso in copertina, anche perché io sono una un po' particolare che ogni tanto cambia colore di capelli, e quindi voilà, qui mi trovate bionda e adesso mi trovate bruna. Allora, iniziamo proprio dal mio libro a parlare di un argomento a cui tengo tanto. Il primo capitolo del libro infatti parla di mestruazioni. Perché di mestruazioni? Le mestruazioni sono uno dei principali tabù a cui noi donne siamo abituati a credere, sono tabù che dobbiamo sfatare, tanti tabù legati alle mestruazioni, dalla prima mestruazione a tutta una serie di situazioni che sono legate a queste perdite che noi abbiamo mensilmente e che spesso ci creano grandi disturbi. Tutto nasce in realtà dal mio particolare rapporto con le mie mestruazioni, e tutto nasce dalla mia prima mestruazione, che io ancora mi ricordo come un evento molto traumatico. Si deve fare una piccola premessa, e tra l'altro questa storia io la racconto anche nel mio libro. Ho tuttora una mamma che si è sempre definita molto aperta e che mi ha sempre spiegato tante cose su come eravamo fatti, sul mondo femminile. Però è una mamma di tanti anni fa, e quindi quando si è addentrata nelle spiegazioni aveva dimenticato un piccolo dettaglio, forse aveva dimenticato di stare attenta a come io percepivo le sue informazioni. Io ho vissuto la mia prima mestruazione come una cosa traumatizzante, me lo ricordo ancora. Dovevamo partire per il mare, io mi alzo, vado al bagno e scopro che mi sono sporcata di sangue, per cui lo dico a mia madre piangendo, ero tristissima per questa cosa, perché mia madre mi aveva spiegato tutto, mi aveva spiegato che sarebbero arrivate le mestruazioni, me l'aveva spiegato perché ero molto alta, avevo già i peli, avevo già il seno, ma mi aveva anche detto che una volta che fossero arrivate le mestruazioni io sarei rimasta incinta, ma non mi aveva spiegato come si rimaneva incinta. Quindi la mia idea distorta di bambina era che io sarei potuta rimanere incinta solo con lo sguardo di un ragazzo, solo se mi passava vicino, se facevamo pipì nello stesso water. E sono le stesse domande che però mi rendo conto non erano particolari solo per me questi dubbi, perché sono le stesse domande che oggi mi arrivano online in direct. Tornando indietro a quel giorno, io me lo ricordo come un giorno drammatico. Mi ricordo che piangevo sul letto con mia sorella, che stava lì a cercare di consolarmi, mio fratello che mi guardava sul ciglio della porta come fossi una persona strana e non riusciva a capire perché piangevo, mentre mia madre era felicissima al telefono e raccontava a tutte le sue amiche che Monica finalmente era diventata signorina, perché si diceva così. Io adesso ho 46 anni. Sono del 77, avevo allora 11 anni e mezzo, quindi nell'87 più o meno, sì, m'ho sviluppato. Nell'88, perché avevo 11 anni e mezzo. E quindi ho iniziato a chiamare tutti, la nonna, la zia, la vicina di casa, la vicina del mare, l'amica del cuore. Tutti volevano parlare con me per farmi gli auguri. Io mi sentivo devastata, ero tristissima.
di una mi sentivo proprio come se in quel momento avessi perso una cosa importante, che era la mia fanciullezza. E me lo ricordo ancora quella sensazione e mi ricordo quanto fu brutta. E proprio io quel giorno ho deciso che non sarei stata così poco accogliente con mia figlia, non perché mia madre non fosse stata poco accogliente, per carità, però lei aveva cercato col suo modo di fare di informarmi, ma le mancava forse questo piccolo passaggio. Allora io a quel punto ho deciso che la mestruazione non sarebbe mai stata per la mia futura figlia un problema. Io ho deciso di trattare questo argomento già da subito come una cosa naturale. Di figli, chi mi conosce bene sa che ne ho tre. Ho due maschi, Davide che ha quasi 14 anni, Caterina che ha 12 anni e mezzo e Riccardo che ieri ne ha compiuti 8. E io con tutti e tre mi sono sempre comportata in maniera molto naturale. Ho la fortuna di aver sposato un uomo figlio di medico, perché mia suocera è pediatra, tra l'altro è una novantenne, ma avantissimo, con una mentalità veramente strepitosa da questo punto di vista. Ha i tanti difetti che hanno tutte le suocere, però da questo punto di vista è una donna molto aperta. E quindi con mio marito ci siamo trovati sempre da questo punto di vista sulla stessa lunghezza d'onda. Io ho sempre trattato le mestruazioni a casa mia come una cosa normale. Ne abbiamo sempre parlato, come si parla di andare al cinema, come si parla di andare al mare, come si parla di andare fuori a cena, si parla di avere le mestruazioni, che non sono mai state viste da me come un dramma. Questo però, ci tengo a sottolinearlo, non perché in realtà io abbia mestruazioni normali, assolutamente no. Quando ero ragazzina avevo delle mestruazioni devastanti, perché in tutto questo non solo ero triste perché potevo rimanere incinta, ma ero incazzata nera perché avevo delle mestruazioni abbondantissime e dolorosissime. Vomitavo, mi sono macchiate i pantaloni, mi ricordo che viaggiavo in autobus e spesso e volentieri macchiavo i sedili dell'autobus. Utilizzavo gli assorbenti, quelli lunghi, quelli che si utilizzavano per il parto. In più avevo, mi ricordo, le mutande igieniche con la plastica all'interno e il mio letto era rivestito con la cerata, perché tra le altre cose, e di questo poi parleremo in un altro video se vi va e queste serie vi piacciono, ho fatto la pipì a letto fino a 10 anni inoltrati. E quindi a 11 ho sviluppato e ho mantenuto questa cerata perché continuavo a macchiare il letto di sangue. Questa cosa mi creava tantissimo imbarazzo, oltre al fatto che avevo dei dolori devastanti, vomitavo e io per 3 giorni facevo difficoltà a fare qualsiasi tipo di attività, ma la facevo lo stesso perché mia madre mi aveva spiegato che era tutto nella norma e che dopo aver partorito probabilmente queste cose si sarebbero modificate. Cioè, voi immaginate la mia idea, 11 anni e mezzo, devo partorire per migliorare lo stato delle mie mestruazioni. Un incubo. Cioè, io ho vissuto questa cosa come un incubo. Quindi, ad un certo punto, a 18 anni, ero già fidanzata da 4, ho deciso, ero all'università, perché sono di febbraio, ho fatto la primina, quindi sono andata a scuola un po' prima, mi sono pagata con i miei soldini la prima visita ginecologica e mi sono fatta prescrivere la pillola contraccettiva. Quando ho avuto la prima mestruazione con la pillola contraccettiva, senza dolori, che mi è durata pochissimo e non mi sono macchiata, sono tornata da mia madre e ho detto: scusami, ma tu per 7 anni mi hai fatto soffrire come un cane e non mi hai detto che la pillola mi avrebbe risolto i problemi. Tu che prendi la pillola da 20 anni, perché la prendeva la pillola? Perché l'aveva iniziato a prendere dopo che aveva partorito mia sorella, quindi forse non da 20, da 16 anni, 15 anni. E tu lo sapevi che io avrei avuto delle mestruazioni molto più scarse, però c'era un problema grande. Che io ero fidanzata e la pillola voleva dire rapporto sessuale. Ma secondo mia madre, dopo 4 anni, io giocavo ancora a cruciverba con il mio fidanzato di allora? E questa è la mentalità che hanno ancora tantissime donne. Ma torniamo indietro perché non è questo, non voglio parlare del binomio pillola rapporto sessuale non protetto o autorizzazione delle ragazze nel momento in cui prendono la pillola ad avere rapporti col fidanzato, ma voglio tornare indietro a come io ho spiegato a mia figlia che avrebbe avuto le mestruazioni. Per cui io andavo in bagno e mi sono sempre portata i miei figli dietro. Mi ricordo una volta un episodio. Davide aveva circa 3 anni, mi trovavo in un centro commerciale da sola con lui.
mi dovevo cambiare e per ovvi motivi dovevo portarlo in bagno con me. Per cui lui stava lì, io facevo la pipì, mi cambio, mi tiro giù il pantalone, c'era l'assorbente pieno di sangue, lui mi guarda e mi dice: "Oddio, mamma, ma c'è sangue, ti sei fatta la bua?" E io gli ho spiegato in quel momento: "No, amore, non è una bua. Tutte le mamme, quando una volta al mese non rimangono incinta, hanno le mestruazioni, perdono il sangue, ma non succede niente, non è una bua, non c'è un taglio. Funziona così, poi dopo un po', dopo 3 o 4 giorni passa." E lui è incassato e non mi ha chiesto più niente. E le volte successive mi passava gli assorbenti quando capitava che veniva in bagno con me e avevo le mestruazioni. La stessa cosa ha fatto Riccardo, perché questo rapporto si deve avere con i maschi e con le femmine. Qualche volta che io sono in bagno e lui entra, perché le porte del mio bagno sono sempre aperte e i miei figli possono entrare e uscire quando vogliono, gli ho dato un assorbentino. Un salvaslip, un proteggislip avvolto nella carta igienica, gli ho chiesto se me lo buttava e lui mi ha detto: "Mamma, ma è un assorbente interno o esterno?" E lì ho capito che forse avevo fatto bingo e che il mio modo di comunicare con loro la naturalezza delle mestruazioni sulle donne aveva fatto successo ed era giusto così, perché io spero per loro che siano degli uomini molto più accoglienti con le loro donne. E a Caterina come l'ho spiegato? Esattamente come l'ho spiegato ai maschi. Gli ho spiegato che una volta al mese le sarebbero venute queste mestruazioni, che queste mestruazioni non sarebbero state purtroppo sempre poco dolorose, che a volte sarebbero potute essere molto abbondanti e che questa compagnia lei l'avrebbe avuta per tutta la vita, o meglio, per buona parte della vita fino alla menopausa. Le ho spiegato che nel momento in cui arrivavano le mestruazioni, lei smetteva di essere bambina, ma in realtà lei continuava ad essere piccola, perché sarebbe stata sempre l'amore della mamma e la piccola della mamma. Ma da quel momento in poi sarebbe diventata donna, sarebbe diventata fertile. E allora lei all'inizio non ne ha voluto sentire tanto parlare, soprattutto perché, sai, quando parli di una cosa che non ti appartiene, come succede ai maschi, dice: "Vabbè, so che cos'è, ma intanto questa è una cosa della mamma, non è una cosa mia." È diverso, ma quando sai che quella cosa può succedere a te, è una cosa che può capitare a te, allora l'atteggiamento diventa un pochino diverso. Per cui lei all'inizio l'ha un po' rifiutato e mi ha detto: "Oh mio Dio, adesso io, mamma, ma tutti i mesi, che pizza, ma io non le voglio queste mestruazioni." Piano piano, quando è cominciato a crescere e mano a mano che si avvicinava a questo momento, perché poi una mamma se lo sente, poi io la vedevo cambiare, lei già dagli 8 anni aveva incominciato ad avere i primi peletti, poi è iniziato a crescere un pochino il seno, da quando inizia a crescere il seno, entro 2 anni circa arriva la prima mestruazione. Lì ho cominciato a parlarne in maniera un po' più pressante, più che altro cercavo qualsiasi scusa per poter toccare l'argomento, perché volevo che lei fosse preparata, non volevo che lei vivesse il trauma che ho vissuto io. Volevo che fosse una cosa sua, una cosa intima, una cosa personale, una cosa bella da vivere con l'importanza giusta per quello che è. È un passaggio, no? Come c'è la gravidanza, come c'è poi la menopausa, come c'è il primo dente, come c'è la prima volta che ti spuntano le tette, come c'è la prima volta che dai un bacio, la prima volta che hai un rapporto sessuale. E quindi lei a un certo punto mi sono resa conto che si stava preparando, perché aveva iniziato ad avere delle perditine. E quindi lei mi guardava e mi diceva: "Mamma, ma guarda, ho delle perditine." "Ma no, amore, non ti preoccupare, però preparati che tra qualche tempo, tra non molto, arriveranno le prime mestruazioni." E mi fece tanta tenerezza, perché mi chiese: "Ma non si può fare in modo di ritardarle? Perché io questa cosa tutti i mesi proprio non la voglio." E le ho spiegato che purtroppo quella è una cosa che decide madre natura, che non si può ritardare, solo in casi particolari, solo se ci sono delle motivazioni specifiche. Ma lei aveva 10 anni. Speravo con tutto il cuore che ritardasse un pochino, almeno fino alle medie, perché il mio pensiero era: una ragazzina di quinta elementare che va a scuola, è in bagno e si deve cambiare l'assorbente con quella di 6 anni, che magari di mestruazione non sa nulla. Era la prima della classe che mestruava. Però ovviamente non puoi decidere tutto, e quindi lei ha mestruato l'estate fra la quarta e la quinta elementare, il 5 luglio, il giorno che è nato mio papà, che è il mio mentore, la persona a cui ho dedicato il mio libro, una persona che io ho sempre amato e stimato, come tutte le figlie femmine, è stato il primo amore della mia vita. E quello io l'ho visto come un segnale. Mio papà che mandava la mestruazione a mia figlia il giorno del suo compleanno.
a dirmi: Monica, hai fatto bene. Quel giorno io ero a casa, Caterina era sul water, a un certo punto la sento urlare: mamma, corri, è urgente! Corro, vado in bagno e trovo lei che mi guarda e mi dice: mamma, ho fatto la cacca, mi sono pulita e c'è del sangue. E mi fa vedere la carta igienica. Ci siamo guardate. E io le ho detto: amore mio, è successo. Non è il sangue dalla cacca, ma sono le tue prime mestruazioni. Lei mi ha guardato e con una dolcezza infinita mi ha detto: sì, mamma, lo avevo capito. Mi aiuti a mettere un assorbente? Mi insegni come si fa? E io lì ho capito che avevo vinto. Ci siamo abbracciate e lei mi ha fatto promettere che sarebbe stato un grande segreto. Lo sapevamo solo io e lei. Io a quel punto le ho detto: Kate, però questa è una cosa importante. Forse è il caso che almeno papà lo sappia insieme a noi. D'accordo con lei, lo abbiamo detto al papà di Caterina, che è il mio attuale marito. E lei però non l'ha voluto dire a nessun altro. I fratelli lo hanno capito e l'hanno vissuto in maniera assolutamente normale, anzi quasi gli hanno fatto una festa dicendole: dai che adesso sei anche tu grande come la mamma. Ma lei non l'ha voluto dire a nessuno, fino a quando da sola ha deciso e un giorno mi ha chiesto, dopo circa 2 settimane scarse, mi ha detto: mamma, lo posso dire a nonna? Ma voglio dirglielo io. E quindi siamo andati a trovare la mia mamma. E lei era nella casa vacanze del mare e mia mamma, appena l'ha vista, ha detto: Kate, dimmi. Caterina mi ha guardata e ha detto: nonna, ti devo dire una cosa. E mia madre subito, perché ovviamente non si poteva tenere niente, un cecio in bocca: sei diventata signorina? Caterina mi ha guardato e ho detto: giuro che non ho detto niente. Allora la nonna l'ha guardata, l'ha abbracciata e ha detto: no amore, ma nonna l'aveva capito, perché ormai sei grande. Ed è stata lei a dire, quando voleva, a chi voleva, che aveva avuto la sua prima mestruazione. E allora, care mamme, volete che le vostre figlie vivano questo momento in serenità, in tranquillità? Volete aiutarle a vivere questo momento nella maniera più serena possibile? Parlatene. Parlate alle vostre figlie di come cambia il corpo, senza vergogna. Fate capire alle vostre figlie che quando si hanno le mestruazioni si può fare sport, si può andare a scuola, si può fare la doccia, ci si possono lavare i capelli. Quando si hanno le mestruazioni ci si deve fare il bidet. Ogni volta che si cambia l'assorbente, e l'assorbente va cambiato ogni 2-3 ore, non si può tenere tutta la giornata, a meno che non siamo negli ultimi giorni di mestruazione. Insegnate alle vostre figlie a mettere un assorbente sulle mutandine. Insegnate alle vostre figlie che non ci si deve vergognare di chiedere in classe ad una compagna: scusa, mi presti un assorbente, ce l'hai? E dovete fare in modo che non si vergognino e non nascondino l'assorbente nel pantalone o sotto la felpa o nelle tasche quando devono andare in bagno a cambiarsi. Viva mostrare il portassorbenti, la pochette, senza nessun problema. Non ci deve essere assolutamente nessun tabù. E le prime persone che sono in imbarazzo, ricordatevi, non sono i nostri ragazzi, siamo noi. E allora cerchiamo di aprire le nostre menti, usare il cervello, come dico sempre, e dialogare con i nostri figli. È complicato, è difficile, ed è un consiglio che io vi do non solo da ginecologo, ma da mamma, perché ho la fortuna di essere anche madre di 3 ragazzi, di cui 2 adolescenti, che mi dicono un sacco di bugie. Ma il tentativo di comunicazione lo dobbiamo sempre fare, non demordete. Spero che voi con questa chicca riusciate a gestire meglio il rapporto con i vostri figli e soprattutto a rendere meno traumatico l'arrivo delle prime mestruazioni delle vostre figlie, che si chiama menarca. Comprate il mio libro per altri consigli, cose da donne che anche gli uomini dovrebbero sapere. Continua a seguirmi sui miei canali social e su YouTube. Fammi sapere se ti possono piacere questo tipo di video e alla prossima.